nuove responsabilità e nuovi impegni per il nuovo capitano, insomma, di questa squadra. Come si affronta questa stagione? Ma sicuramente con tanto entusiasmo, la squadra è molto giovane e quindi insomma ora iniziamo con questo nuovo progetto e vediamo nel nuovo campionato come andremo, insomma, a giocare questa nuova occasione, a giocarci queste occasioni nuove. Ecco, vada come vada, che cosa sperate comunque per questa nuova avventura? Ma sicuramente di creare subito, sin da subito, un bel gruppo, quindi quella è la cosa più importante che ci preme sin da subito fare, e poi vediamo, chiaramente è un campionato per noi nuovo, quindi bisognerà capire anche le altre squadre come si sono attrezzate. Sicuramente sarà un campionato molto difficile, però noi, insomma, proveremo a fare del nostro meglio. C'è da amalgamare il gruppo tra chi, appunto come voi, era già presente e chi invece arriva quest'anno? Sì. Onestamente siamo tutti ragazzi, almeno per come li ho conosciuti fino ad ora, sembrano tutti bravi ragazzi e tranquilli, quindi non credo ci saranno problemi. Poi grazie anche al nucleo storico, che si è un po' ridotto, ma comunque c'è sempre e ci danno sempre una mano, anche ormai a me che è il quarto anno, ma anche a quelli semi nuovi, a integrarsi sempre ad ogni allenamento, qualche consiglio, e comunque anche i nuovi si adatteranno molto velocemente, spero. La squadra sia, sì, appunto, comunque molto, molto giovane, che comunque deve affrontare un campionato impegnativo. C'è da contare però sul fatto che, insomma, la guida, che è coach Evangelisti, la conoscete. Certo, sicuramente possiamo contare sullo staff tecnico del coach Evangelisti, del vice allenatore Liberto, di fisioterapista Marraccini, che sono molto competenti, quindi ci daranno anche loro una grande mano a fare tutto quello che ci siamo promessi di provare a fare. Allora andiamo da coloro che invece sono, appunto, arrivati l'anno scorso, sì, se non ho capito male. Lui è un po' più da sempre. Quindi tu sei un volto più storico. Sì, diciamo che la mia carriera inizia da qua e continua qua per ora. Sì. Qual è allora l'emozione di affrontare un campionato così impegnativo? Beh, sicuramente quest'anno sarà un bel campionato, un campionato di livello, qualcosa di nuovo e di bello, comunque bello, e speriamo che andrà al meglio. Vi aspettate che Arezzo, come ha sempre fatto, insomma, faccia il tifo per voi anche in questo campionato, dove, insomma, i risultati ovviamente sono sempre un'incognita, ma ecco, qui la montagna è bella alta da scalare. No, certo, assolutamente. Speriamo che il pubblico, diciamo, ci dia una mano nella maggior parte delle occasioni, ma se, come abbiamo visto anche in finale, sono state più di 1000 persone qui a Palazzo, quindi sono state delle belle emozioni, siamo sicuri che ti faranno per noi.